Eccoci, Monica, si va in scena per Barbara. Ciao. Ciao a tutti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi mostra l'immagine di una campanella, inteso proprio come fiore campanella, che spinge dall'asfalto per nascere. Non è su un campo. Affonda le sue radici nell'asfalto e vedo proprio che l'ha un po' rotto per poter venire alla vita. Ti dà l'autorizzazione? Sì, non so, davanti credo alle scuole elementari, e mi dice di sì. Lo dice, ti dà l'autorizzazione dicendotelo. Praticamente come se lei fosse il genitore di se stessa che va a prendere sé alle elementari, diciamo così, mi dice di sì. Come si presenta? Come è vestita? Allora, mentre è davanti a scuola, che sta aspettando se stessa da bambina, è diciamo un abbigliamento abbastanza pratico, sportivo. Un jeans, però mi sembra un po' colorato, non è proprio classico color jeans. E poi sopra tipo una felpa. È vestita comoda perché deve andare a prendere se stessa da bambina e deve avere un abbigliamento pratico. Va bene, andiamo a Barbara da bambina. A un momento importante. Adesso lei mi esce da scuola con la classica cartella che si usava un tempo, sulle spalle, proprio a forma di classica cartella. Me la rappresenta così, no? È come se fosse. Allora, Barbara in generale la vedo sempre collocata su più piani contemporaneamente, come adesso per esempio mi fa vedere due piani temporali, quindi c'è un lei adulta e un lei bambina. Anche quando la vedo da bambina, di nuovo la vedo come su due livelli. C'è un livello in lei di grande intelligenza, spigliatezza e socievolezza. E poi c'è un altro livello invece di introversione, di paura, di chiusura. Mi si presenta sempre così, sdoppiata. Vibrazione. Circa 19 miliardi. Consapevolezza. 151. PS. 42. Vite. 1146. Cervello. E 9.2. Nome del progetto di Barbara. Canditi per colazione. Perché? Cioè, è un po' strana questa immagine, no? Barbara è una che proprio si è data da fare per riscattarsi in tutta la vita, per non lasciarsi abbattere da tutte le difficoltà, no? Però la sensazione che mi dà è che manchi qualcosa, no? E infatti lei per colazione
cioè non è che si ritrova il panettone con i canditi, solo i canditi. Quindi alla fine è come se mancasse una componente importante e poi che allo stesso tempo è anche un po' il collante, no? Perché sennò così i canditi, sai, sono un po' separati, hanno anche un po' poco senso, acquisiscono il loro senso nel momento in cui sono inseriti nella pasta, no? E dà proprio questa sensazione qua. Ci sono comunque delle cose importanti, di valore, che sono i canditi, però manca questa tenuta Contesto. d'insieme, questo contesto, sì, questa compattezza, anche questa forza, solidità, no? Unione, ecco, che viene creata dalla C'è un pasta. fiore associabile a Barbara. Io l'ho vista la campanella subito. Un fiore molto spontaneo, bellissimo, molto delicato, però anche molto forte, che sa vivere in tutti i contesti. Non ha bisogno, sai, no? Di chissà quali esposizioni al sole, cose Terra, particolari. acqua. Esatto. Nome della sua pièce. Borotalco. Nome della sua pièce. Credo che sia un nome transitorio ed è tappo. Entità eteriche. E c'è un serpente drago, una specie di incrocio. Solo la testa della pantera e un falconiforme molto piccolino. Quasi ininfluente, direi. Ideale. Due. Qualcosa del secondo universo? Secondo me no. Ok, nel passato di Barbara c'era qualcosa del secondo universo? Sì. Ma ora non più. Barbara veramente, come le ho detto, no? Cioè, ho proprio percepito che lei ha fatto un grosso lavoro su di sé e lo fa, tuttora costante, no? Ed era come, oddio, attualmente li vediamo spesso questi video, anche musicali, no? In cui ci sono spesso le star coperte da questo liquido nero, che poi spesso molti l'hanno interpretato come il grafene, no? Di fatto come entità del secondo universo, non ben definite, con una forma non chiara. Vedo questo, legato a Moloch, questa forma indefinita, scura, nera. Periodo pedo. Sì. Ma da quando era molto molto piccola, però sì. Entità mentali. Allora, ce n'è una che si chiama pennello, pennellata. Mi fa vedere quel pennello molto largo, un po' piatto, diciamo, che viene utilizzato per tinteggiare, presente in maniera un po' grossolana, le pareti. Mi fa vedere proprio questo strato di copertura che viene data a una parete imperfetta, tipo magari c'è anche della muffa. Mi fa vedere che anziché ripulire la parete, gli dà questa pennellata molto spessa, un po' pesante, anche con una tintura molto coprente. Questo penso che sia di livello, allora, attualmente 3 come pennellata, in passato anche 5. E a che serve? Vedo che mano a mano è come se avesse voluto diminuire lo strato di questa pennellata, che è un modo per andare a coprire
certi dolori, certi drammi della sua vita, non sapendo esattamente come rielaborarli, come trasformarli, in diverse situazioni si è un po' trovata a doverli non manifestare, coprire, per mantenerli sotto controllo. Che quindi non è La polvere una. sotto il tappeto. Sì, non è una rimozione, eh? Non è che lei li ha negati, questo no. Non li ha risolti, li ha No, non è. nascosti. Sì, a tratti sì. A se stessa e agli altri. Sì, sapendo che c'erano, perché la dava lei la pennellata. Quindi lei sapeva che andava, che ne so, a pennellare sopra la muffa piuttosto che sopra questo muro rovinato. E che non poteva fare altrimenti. Poi Ok, poi. allora me la chiama perché, tipo come se fosse la settimana enigmistica, me la chiama aguzza la vista. Come se questa entità mentale le facesse sempre vedere le persone che si trova davanti, non so come spiegarti, quando stai cercando dei particolari a tutti i costi, ok? Quando aguzzi la vista e ti sforzi di vedere oltre, ma in maniera molto faticosa, laboriosa, non in maniera spontanea, naturale, no? Perché comunque è un modo per proteggersi, è come se volesse sempre vedere cosa c'è sotto, che cosa c'è al di là di quella persona. E infatti io vedo che da un punto di vista relazionale è sempre stato, c'è molta diffidenza, non so come dirti. Che livello questo, hai detto? 3. Tutte e due si sono molto abbassate nel corso del tempo. Adesso aguzza la vista, secondo me, è due. E l'altra è tre, la pennellata è tre. Queste due. Basta. Basta. Sì. Cinema, chi viene? Questa amica recente, importantissima. Il Quella delle mani. figlioletto. Sì, c'è anche la mamma. No, il papà no. È vivo il papà, no? Sì. Sì, ma no. No, non viene. E il fratello lo vedo in ultima fila, un po' chiuso, quindi con le braccia conserte, strette, però c'è. Il compagno attuale, allora no, c'è anche l'ex precedente, però tutto laterale e nell'altro settore. L'attuale compagno in seconda fila, mentre il figlioletto è in prima fila. L'altro settore che significato ha? In questo caso proprio più marginale rispetto alla sua vita, ecco. Però ha inciso molto. È comunque qualcosa, non so come spiegarti. Queste due vite sono rimaste per qualche ragione ancora intrecciate. Ok, l'amica che ha fatto la sessione è la stessa delle mani, no? Sì, Sì. sì, sì, Ah, è la sì. stessa, ok. Ok, vabbè, vediamo la causa esoterica del fatto che questa signora, questa ragazza, questa donna, ha le stesse mani, con gli stessi difetti, diciamo, di Barbara, delle mani. Infatti io le avevo chiesto se lei aveva una sorella, no? Prima ci aveva parlato del fratello, e gli ho detto, ma quindi tu una sorella non ce l'hai?
perché lei è la sorella, no? Da un punto di vista energetico, la sorella è lei. E infatti, questa caratteristica in comune così importante, perché le mani sono davvero importanti, è stata, come dire, un'ulteriore conferma affinché Barbara la riconoscesse, perché, come ti dicevo, la sua entità mentale aguzza la vista, la porta appunto a una certa diffidenza e quindi a una certa osservazione molto acuta di tutti i particolari delle persone, no? Proprio per capire se ci si può fidare. E quindi questo aspetto fisico era essenziale per Barbara per capire, per avere un'ulteriore conferma, no? Se ce ne fosse bisogno, e per Barbara ce n'era bisogno, che si può fidare di questa donna, che davvero hanno qualcosa di forte che le unisce. Ecco, quindi questo corrispettivo fisico non lasciava più dubbio, no? In Barbara. Sicuro, qualcosa le unisce. D'altronde Barbara è fatta così, aveva bisogno di questa ulteriore, no? Sicurezza. E è sua sorella, a tutti gli effetti io la vedo come sua sorella, infatti io gliel'ho detto. Va bene, ci sono degli impianti. Allora, sì, lei mi ha parlato di questa pressione che sente come un mattone, no? Alla fronte, ma io lo visualizzo invece come una specie di spillone grande, con una capocchia molto grossa, che però appunto è paragonabile come peso a quella di un mattone, quindi la capocchia posizionata al centro della fronte e poi tutto il resto, diciamo, dello spillone, che percorre il cervello, lo trafigge, no? E questo però è un impianto mentale. E lei lo percepisce in maniera molto chiara, no? Infatti, cioè lei è molto sensitiva, Lei li sente bene i suoi impianti. Poi. Allora, io vedo qualcosa alla gola. E ai genitali. Le spalle Causa esoterica della calcificazione alla spalla destra. non è un impianto. Allora, mi dà come se lei allora, sì, dalla spalla destra, però è come se lei avesse come ricevuto un profondo tradimento, proprio una pugnalata alle spalle, ed è una pugnalata così profonda che poi di fatto si diffonde nella spalla, avendo causato questa rigidità. Ed è proprio dalla parte destra, proprio perché le arriva dalla figura maschile per eccellenza, no? Ed è come se le avesse proprio bloccato nella parte destra, che è proprio il rapporto con il maschile più nel complesso. Ma è come se avesse una radice molto profonda, ecco. Poi lei la percepisce. Magari a livello abbastanza superficiale, però è come se in alcuni momenti lei avesse sentito anche quasi tutto il braccio bloccato, ecco, cioè congelato, come dirti, no? Rigido, duro. Quindi la destra è il maschile. Sì, è proprio il tradimento profondo, ecco. Trocantere si dice, giusto? Destro, sinistro. Trocantere, o trocantere, non mi ricordo. Trocantere, trocantere. No, trocantere. No, trocantere, Ma ok. sempre a destra. No, Sinistro, no. Sinistro. non vedo una causa esoterica specifica, no. No. Allora, potrebbe essere una sorta di compensazione, no? Perché il grosso viene da destra. Ecco. Allora sì, ci può stare che per compensazione ci sia un problematica a sinistra. Cioè, a sinistra è la mamma, Co fe la sì. femminile, la mamma.
Sì, ed è vero che effettivamente la mamma ha avuto una figura ambigua. Non so spiegarti, non più di tanto. Io non riesco a immaginare cosa possa passare per la testa di una madre quando c'è una situazione del genere. Perché è una situazione veramente del cacchio. Però non è Quindi, una situazione così chiara, palese, eh? no, infatti, non c'è stato nulla, di che c'è No. stato un papà che guardava dal buco della serratura, dal bagno, dalla cameretta. E la bambina se n'è accorta, e si accorgeva di un certo tipo di sguardo, eccetera. Però, se se ne accorge una bambina, figuriamoci se non se ne accorge una madre. Col punto che fai? Non sto giustificando nessuno, però è una brutta situazione. Quel punto ti ammali al cuore. È Brava, successo così interessante. alla mamma di Barbara. Perché è una roba che è sfuggita proprio in qualche modo alla ragione della madre di Barbara. Non aveva degli elementi probanti. E non aveva neanche, non so come spiegarti, una preparazione psicologica sociale, no? È come se si fosse trovata un po' alla sprovvista anche per valutare la cosa. Non è proprio riuscita ad elaborarla a livello della ragione, a livello razionale. E l'organo colpito è rimasto proprio il cuore, che è quella delle sensazioni più profonde, delle emozioni più forti. Non riesco a ravvisare una responsabilità precisa di questa madre. Cioè la vedo tanto confusa quanto la figlia, per assurdo. Immaginiamo, noi non lo sappiamo, questa donna di un'altra epoca, di una regione d'Italia, è arrivata l'ora di sposarsi, sceglie questo uomo, mai si sarebbe immaginata una cosa del genere. E allora è causa di solito Moloch. Moloch è il capro espiatorio, brutto e cattivo, ma Moloch l'abbiamo inventato noi. Allora adesso noi scriviamo una letterina che ha solo una frase e la mandiamo alla sorgente. Perché abbiamo bisogno di fare questa esperienza? Punto di domanda. Cioè, perché è stato inventato Moloch che avvalora, avalla la pedofilia? Oh, ho detto una parola brutta. E che ha fatto fare questa esperienza a tante persone, in ultimo Barbara, sua mamma, suo papà, suo fratello. Magari è successo qualcosa anche col fratello. Letterina. Risposta. Rispostina. Alla letterina, la rispostina è. Aspetta, perché mi fa vedere il bambino luminosissimo e mi fa vedere l'adulto, ok? Quindi un'immagine abbastanza archetipica, cioè non precisa di due persone, non sto parlando Un di archetipo, Barbara sì. nello specifico, eh. Meno luminoso l'adulto. Tra le varie cose che ci dobbiamo ricordare, perché poi noi diciamo lezioni da apprendere, ma in realtà si tratta solo di ricordare tutto quanto, una delle cose che ci dobbiamo ricordare è che quando l'anima scende in un corpo da bambino c'è più luce. A prescindere dal fatto che quest'anima abbia vissuto tante vite, a prescindere dal fatto che quest'anima sia più o meno consapevole, c'è più luce intorno a questa creatura. Noi ci dobbiamo ricordare cosa significa quando c'è più luce, come gestire più luce. Questa è la risposta. Io non l'ho capita. Perché Niente. la sorgente vuole che degli adulti, maschi e femmine, perché non ci sono solo gli uomini, vadano ad accoppiarsi con dei bambini.
farci comprendere, anche se in maniera contorta e paradossale, ma questa è noi la scelta che abbiamo fatto, di venire qua e di apprendere attraverso la sofferenza, attraverso i traumi, è una nostra scelta, per comprendere che ciò che attrae tanto è questa luce, anche se l'adulto abusante non è consapevole, ma è questa luce qui che attrae. E l'abusante ha avuto questa luce? Non tutti, perché sono attratti dalla luce sia chi ha avuto la luce sia chi non ce l'ha avuta. È un'attrazione proprio universale questa luce. Sembra un po' che tu stia parlando del mito dei vampiri. Quando è vampiro parli di sangue, capisci più niente. Come se il sangue fosse la luce, il vampiro l'adulto e la vittima del vampiro il bambino. Quello che dici è molto corretto, perché il sangue, che poi è acqua vitalizzata, umana, è anima. Ecco perché ha scelto quel colore della piramide Orgone. Sì. Barbara. Sì. Rosso. Esatto. Va bene, apriamo un po' la dimensione del cinema. Chiamiamo tutte le vittime di pedofilia. Vive. Consumata e non. Che ha talmente tante facce la pedofilia. Perché vengono vittime che porgono delle esperienze molto diverse l'une dalle altre. Alcune di estrema violenza, altre apparentemente di estremo amore distorto. E per assurdo queste sono le più pesanti da capire. Numero. Adesso quelli che si presentano 35.000. Non tutti sono disposti ad accettare di essere vittime di pedofilia. È più facile capirlo per chi riceve anche altre forme di violenza. Per chi riceve solo questo tipo di violenza è più difficile capirlo. C'è tanta confusione e manipolazione. Picca a tutte le vittime di pedofilia. Nuovo invito. C'è un bambino, però già abbastanza grande, perché ha 10 anni, e dice: non sai quanto è difficile il discernimento per alcuni di noi, distinguere ciò che è amore da ciò che non lo è. Immagino. A me dicono che lo fanno perché mi amano. Vedo che è come se lui volesse, a lui, penso che sia spagnolo, perché mi dice compartir, che lingua è? In spagnolo? È spagnolo, sì, condividere. Okay. E questa sua comprensione che ha avuto in questo istante con gli altri che si trovano nella sua situazione simile, perché lui non riesce a immedesimarsi in quelli che sono vittime di un altro tipo di pedofilia violenta, no? Ma di questa qui sottile. E quindi vuole condividere quello che lui adesso ha compreso con altri bambini che si trovano in situazioni simili alle sue, e sono tantissimi, tantissimi. Tutti dentro. A tutti offriamo una VIC.
nella quale c'è anche il messaggio particolare che non dirlo alla mamma, non dirlo al papà, è una grandissima baggianata. I tempi dell'omertà sono finiti. Se succede, lo si dice a tutti, dalla panettiera a quello che passa per strada, ai nonni, al poliziotto che si incontra per strada, dirlo a tutti. Stop omertà. Problema, soluzione. Non problema, 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 senza nessuna soluzione. Vedo che alcuni bambini scelgono e decidono, allora glielo dico alla mia maestra, qualcuno dice, un altro dice, lo dico al mio insegnante di nuoto. Scelgono di dirlo ad altri adulti, esterni alla famiglia. Qualcuno dice ho paura che poi non vedrò più mia mamma, mio papà. È l'unica strada questa di parlarne. Sento proprio molta contraddizione dentro questi bambini, proprio delle spinte opposte, contrarie. Molto conflitto interiore. Anche quasi volerli difendere i genitori, per assurdo. Quanti arrivano? E il bambino che aveva detto compartire mi fa vedere che lui ha potuto darle a 23.000 bimbi e bimbe. E così a vicenda, così via dicendo. Ognuno dei primi 35.000 a sua volta lo dà a altri 20.000. E così via, e così via, e così via. Stiamo parlando dei vivi, eh? Sì, è incredibile quanto sia diffuso questo. E andiamo alla fine di questo processo, facendo come abbiamo già fatto in una sessione passata, finta che il processo dura 100 anni. Questo passaparola impiega un tempo virtuale di 100 anni. Allora, però a me viene che 100 anni, penso che diminuirà proprio la pedofilia in generale. Come se nei prossimi 30 anni cioè ci sarà un livello coscienziale che porterà a una diminuzione drastica della pedofilia, anche a livello di prostituzione. 30 anni circa. Ok, numero finale. 12 milioni. Vabbè, ci accontentiamo anche se secondo me sono proprio pochi. Un bel cinemone grande oggi. Apriamo Anche secondo me pochi. il portale aureo e chiamiamo la nonna materna. Tieni piano piano, lenta, così con i passi proprio che striscia, piccolini, piccolini questi passi. Qui, sono qui, mi avete chiamato, un po' vocino anche. Dov'era? Stavo riposando, faccio un riposino. Ma era sulla terra. Tipo come se faceva un riposino vicino a un campo, perché vedo
una zona aperta. Ecco, è come se lei avesse da fare un riposino così, grosso modo, nei paraggi di questa zona aperta. Era legata a qualche abitazione, proprietà di Barbara? Vedo questo campo che magari in passato è stato proprio utilizzato anche per essere coltivato. Mi fa vedere questo, anche se ho il dubbio che potesse appartenere ai bisnonni, quindi sì, i genitori della nonna. Come una proprietà di famiglia vecchia. È un po' in qualche modo come Barbara, no? Come anche lei che si rivede da bambina, quindi che fa quel riposino lì da bambina. Vicca la nonna. Vibrazione, informazione, consapevolezza. Una pillola efficace. In una vita succedono così tante cose. Quanto è difficile capirle tutte, dice. È come se avesse ricevuto tante informazioni tutte insieme e quasi le erano sfuggite, non si era resa conto che durante la vita ne potessero arrivare così tante e che c'è sempre da rimanere belli svegli per riuscire a elaborarle. Tutte quante, per riuscire a comprenderle e apprendere. La sento proprio sorpresa di questo. E vedo che guarda Barbara sorpresa di come Barbara sia riuscita a comprendere tante cose. Adesso le comprende anche lei con la Vic. Sì, però ai miei tempi non è che avevo tutte queste cose a disposizione, eh? Un po' si giustifica. No, ma assolutamente. Chiamiamo nel portale Auro, non accanto alla nonna, ma nel portale Auro, tutte le vittime della pedofilia. Ce ne sono anche di piccolissimi, i neonati, pochi giorni di vita. E poi la cosa brutta è che ci sono anche alcuni bambini abusati in grembo, quando ancora non sono usciti. Com'è possibile? Ah, ho capito. Quanti sono? Non so, ne ho 1 miliardo e mezzo. Beh, tutti dentro. Le cose le abbiamo capite, quindi in qualche modo il gioco torna, no? Questa cosa toglie la sedia da sotto il culo di Moloch, che è solo una creazione nostra, per capire questa cosa che ormai ricordare, e ormai l'abbiamo ricordato. Torna, i conti tornano. Che c'è Monica? Insomma. Sei coinvolta da questo 1,5 miliardi? Tu non guardare nel dettaglio, semmai chiamiamone altri. Chiama, chiama. Questo momento è come se ci fosse una fortissima attrazione da parte di tutta quella parte del mondo che per noi è a destra. Cioè l'Oriente, la Cina, Tantissimo, la Cina. ma anche l'Australia, tanto, Thailandia.
Il posto peggio messo? Posto intendo stato, continente. In questo momento non so, mi si è illuminata l'America, in verità. Su o giù? Su. Va bene, tutti dentro. Messaggio in una parola della nonna. Ma stai facendo un gran lavoro, eh? Magari con questo accento del nord, no. No, è il mio. Uè. Stai facendo, si complimenta proprio perché è come se svegliandosi avesse notato la velocità, la rapidità di Barbara e il gran da fare proprio che si è data nel corso della vita. Va bene, Barbara si ricorda che in una passata sessione un disincarnato ha lavato la schiena della figlia e la figlia viva, cioè in questo caso sarebbe la madre di Barbara, è stata messa al riparo dalle reazioni avverse. Sì e no, però se lo vuole fare non è È così semplice. come se mi trasmettesse il senso che quello che sta facendo attualmente Barbara è piuttosto valido e che lei ora come ora non è che può fare di più. Sì, Gli orgoni. quindi va bene così. E di ricordare comunque che è importante la scelta individuale. Va bene, la salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Sei proprio bella, e intendo tutta bella, dice. Non ti preoccupare per la mamma, e vedo che va. Va bene, Monica, un po' di cause esoteriche. Causa esoterica della scarsa memoria. Questo impianto mentale è molto invasivo e proprio le crea questi vuoti, come se a un certo momento avesse tutto ben presente. Poi, nel momento in cui deve un attimino organizzare meglio, magari il discorso, eccetera, scompare tutto. Foglio bianco proprio. Perché lei vuole questo impianto? Quindi vuole dimenticarsi le cose. È come se fosse stata anche quasi una strategia, perché non avendo capito delle cose di quello che gli è successo, con questa pennellata che l'abbiamo visto anche nell'entità mentale, crea lei questo foglio bianco, copre, e andando a coprire, non solo copre quelle che sono delle cose magari dolorose, ma va a coprire un po' tutto, quindi anche le cose che andrebbero ricordate. Una pennellata così, un po' grossolana, che copre tutto quanto. Confusione. È, diciamo, uno degli aspetti che caratterizzano gli effetti di questo impianto mentale. Non organizzazione delle informazioni, del pensiero, ecco, del Idem ragionamento. ricordare non correttamente, vabbè, l'abbiamo già Questo. detto. Espressione difficile, siamo lì. Sì, che poi non è sempre così. Senso di non appartenenza. Ma lei ha proprio scelto di entrare a far parte di una famiglia che non è così animicamente affine a lei e in tarda età di scoprire affinità animiche. Sia per esempio con il figlio che con questa amica che è molto recente. Ha fatto questa scelta qui di ritrovare se stessa in qualche modo negli altri in tarda età. Reflusso. Ma lì vedo proprio una sorta di compressione di emozioni non digerite.
creano appunto questo reflusso, questo non corretta digestione, questo senso anche di nausea, no? Di blocco. Intestino. Allora, l'impianto che hai genitali vedo che interviene anche sull'intestino, perché poi comunque la zona è quella. Ma in generale c'è proprio, come dirti, una sorta di problematica che può essere stomaco-intestino per ciò che riguarda l'assimilazione e l'espulsione. Ok? Perché proprio è da vedere da un punto di vista anche metaforico. Quindi una serie di esperienze che lei ha vissuto, quindi come vita personale e relazionale di coppia, ha avuto difficoltà nell'assimilarle e nell'espellerle. E quindi questo viene somatizzato proprio. Causa esoterica se c'è dell'aborto volontario a 18 anni. Non volontario. Volontario. Allora, non riesco a capire perché mi lega sta cosa al padre. Allora, perché mi fa vedere. Un casino mi sta venendo. Allora, perché mi fa vedere una roba molto ampia. Perché mi fa vedere quel giorno lì, che era il giorno delle Torri Gemelle, mi fa vedere Biden, no, scusami, Bush, perdonami, ecco che all'epoca c'era Bush, Stessa lettera. sì, esatto, dentro la scuola con i bambini, perché Ah, sì. il momento in cui sono state colpite le Torri Gemelle era lì, no? E ha fatto un po' finta di niente, ti ricordi, no? Gli veniva dato l'annuncio nell'orecchio e lui continuava a stare lì con Sì, ma questi bambini. è tutto finto, cioè è tutto Sì. voluto per poter far parlare la gente, cioè è tutto finto. E lì Non c'è era un nessun rituale aereo di che regga. sacrificio, Come? bambini. Era un rituale di sacrificio Ah. legato ai bambini. E lei in qualche modo, ha capito, ha seguito questa roba qui, la collegata, quindi come, capito, una rinuncia di questo bambino. Ha fatto questa associazione qua lei. Quindi in realtà non è che le cose, non so spiegarti, non è che le cose stiano così, è come se lei poi nel corso del tempo si fosse creata inconsciamente questa specie di associazione, okay? Di sacrificio, di rinuncia, eccetera, del bambino. Il padre è venuto fuori, anche se faccio fatica a cercare di capire che cosa c'entra in questa cosa il padre. È come se lei avesse voluto in un certo senso, è complessissimo da capire, perché lei ovviamente non ha avuto nessuna colpa, no, rispetto alle attenzioni strane e non chiare che ha ricevuto dal padre. Però allo stesso tempo è come se i bambini si rendessero sempre colpevoli loro di queste cose che fanno i genitori. Ed è come se lei con quell'aborto avesse voluto punirsi, non so spiegarti, scontare un certo tipo di colpa. C'era una PS. No, no, Ok. no, assolutamente. Vabbè. Causa esoterica? No. Chi era la figura nera? La Sognata, vista, figura quante nera era effettivamente parte del secondo universo che abbiamo detto prima, no? Questa non delineata, diciamo così, nella forma. Però poi l'ha mandata via lei da sola.
Però in quel momento c'era e c'era da quando lei era molto piccola, è perciò che lei ne ha ricordo. Infatti si sente chiusa in questo ambiente abbastanza angusto, però allo stesso tempo in questo ambiente angusto, pur percependo questa figura vaga e minacciosa, però vede anche la luce, perché c'è uno spiraglio di luce. Numero 66. Questo mi dà, vedi, la PS me la dà che lo ruota e lo fa diventare 99, che è proprio come farle vedere per la PS che lei sceglie di vedere in maniera ricorrente questo numero affinché lei possa capire che le cose possono essere ribaltate. Lei le può girare, cioè la vita è fatta per questo, E per 99 che riuscire a cos'è? trasformare. È E il me. 9 è il numero più alto. Cioè, perché diciamo che è l'ultimo numero in un certo senso, no? A comporre la sequenza, no? Dei numeri, anche Base. perché poi sì, tutti i numeri poi si ripetono, no? Uguali. E quindi è proprio come se fosse la realizzazione, il compimento, il numero 9, ripetuto tra l'altro 2 volte, no? Mentre il 66 è visto a volte anche un po'. Sai, no? Legato anche a delle questioni un po' più oscure, possibilità proprio di ribaltare questo. E lei lo sta facendo. Lei ha una spezia che le fa bene. Ma dunque, mi è venuto come si chiama? Il pepe di cane Ienna, che tra l'altro è quel rosso, Acceso. ricordo, Sì. sì, esatto, sì, quello mi è venuto. Peperoncino di Cayenne, credo che si chiami, in polvere proprio. Capacità medianiche. Ecco, quelle mani, no, che lei vede così rugosette, sono molto captanti, diciamo così, no? Ecco, io vedo che lei tranquillamente mettendo le mani sui vari alimenti, riesce già a capire che cosa fa per lei, che cosa non fa per lei. E la stessa cosa anche per gli oggetti, no? Magari se è in giro indecisa se comprare uno o l'altro oggetto, al di là dell'aspetto estetico, no? Con le mani lei può percepire quale oggetto è più indicato energeticamente per lei. Molto bene. Due parole sul digiuno, secco o umido. Digiuno intermittente, digiuno per motivi di salute. Il digiuno è grandioso, è veramente una disintossicazione fisica e animica proprio. È rendere il cristallino di nuovo, il corpo e la mente. Fa Quanti molto giorni? bene. Non riesco a dire una cosa valida per tutti perché è veramente molto soggettivo. C'è chi gli va bene anche per un periodo molto prolungato, avendone fortemente dei benefici. C'è chi invece oltre i 4 giorni è meglio che non vada. Quindi va da caso a caso. Ma giusto per provare, un giorno va bene. È poco, però sì, va bene. Umido o secco? In generale. C'è qualcuno per cui può andare bene quello secco, però prevalentemente secondo me è umido e sicuramente nel caso di Barbara Esatto. umido, sicuramente, ma in generale lei anche nel momento in cui non fa digiuno ha proprio bisogno di incrementare Era. l'introduzione di liquidi, sì. Va bene. Strascichi del Reiki del passato? Ma no, perché guarda, io ti dico che è come se lei avesse imparato a conoscere di più le proprie mani. Riflessologia plantare, stessa domanda. Cioè, secondo me lei la può praticare. Ma lei si è sottoposta, mi sembra. Sì, va bene, ma lei la potrebbe praticare. Cioè, lei con le sue mani potrebbe praticare riflessologia plantare. Trattamento cranio sacrale.
Allora, quella è una cosa un po' più delicata, me l'ha presentata come una cosa un po' più delicata. Lei anche potrebbe praticarla questa cosa, e riceverla di valutare bene chi glielo fa. Va bene, Barbara cosa vuole fare? Ma c'è quasi di corsa, visto che io ho l'abbigliamento giusto, pratico, io vado di corsa al cluster. Cioè vestita sportiva. Ha le Sì. scarpe da ginnastica. Sì, è proprio già pronta in posizione di partenza, no? Come i corridori. E lì cosa trova? E lì trova come tutte delle cartacce abbandonate, appallottolate, fogli di giornali svolazzanti, questo caos qui. Nubuddel. E Sì, che fa? molto Mette a disordine. posto i fogli o via Li tutto? aspira, tipo come se fosse crea con le mani, quindi è tutto quanto di fantasia, diciamo non reale, un aspirapolvere con le mani e aspira tutti questi fogli. Questi fogli che lei ha aspirato e li ha come già inseriti all'interno di un tubo aspiratore, questo tubo aspiratore lo butta dentro al portale definitivo. Ok, è giunta l'ora di creare qualcosa. Barbara segue tantissimi video nostri, quindi sa già di che cosa sto parlando. Vediamo in Enrico cosa fa. Allora, la cosa che mi piace tantissimo è vedere come Barbara è riuscita ad andare nelle sue emozioni, di confusione e di senso di colpa. Ed è come se, non so, ha fatto un gesto proprio alchemico ed è riuscita a trasformare in gioia. O ha fatto prevalere la gioia ed è come se da quella gioia lì lei riuscisse a creare la Deternum, ma per farle è passata attraverso le sue emozioni. Ed è proprio una Deternum multicolor e un po' in movimento. Non so come dirti. Come quando c'è una fonte di calore, ok? E vedi un po' tremare. Intorno, ok? Ed è colorato, questo tremolio è colorato ed è un ad aeternum molto allegro, molto simile al sole, ma più colorato, con più colori. Avatar, vediamo come lo vedi. Tipo come se fosse una radiografia. Di uno che c'ha il mal di schiena. Ecco, non è l'avatar, è la radiografia dell'avatar. Di uno che ha il mal di schiena. Sì, che si è sobbarcato tanti carichi, che ha le spalle curve, insomma, tutte le varie problematiche, schiena-spalle. Cosa ne fa? Vedo che crea tipo una pergamena di questa lastra e anche questa la elimina in un portale definitivo, anche perché non c'era la scrivania, non c'era il computer, era rimasta la lastra. Solo quella. E Sì. qui che creazione realizza? Vedo che è come se strizzasse l'occhio alla sua amica. Perché allora l'amica la guarda e partecipa insieme, no? Ed è come se ogni tanto le suggerisse un colore. Adesso le dice, per esempio, oro. E quindi lei aggiunge questo color oro all'ad aeternum.
Perché prima l'ho visto più sui colori del rosso e del rosa, questo ad Eternum come sfumature, e adesso ha aggiunto la sfumatura d'oro. Ed è un ad Eternum molto caldo. L'amica è proprio tanto entusiasta, proprio, sai, quasi con dei gridolini, no? Di gioia che non riesce a contenere. Perfetto, nuova vibrazione. A 307 miliardi. Nuova consapevolezza. 204. Nuova PS. Adesso 64. Vite precedenti. È una domanda? No, perché non riesco a capire se 849 o 859. Diciamo 859. E cervello. Dieci punto uno. Messaggio finale di Barbara a se stessa. Mi sento infinita, con infinite possibilità, con infinita energia, nelle mie mani, nel mio cuore, nella mia testa. La vedo proprio tanto luminosa, quasi senza confini precisi del suo corpo, in espansione. Con dei occhi molto luccicanti. Ma qual è il messaggio che si lascia? Molto incentrato su questa infinità, infinitum, è molto in sintonia con l'infinito. Sto risolvendo i miei blocchi rispetto al maschile. Non manca molto, lo sto facendo. Vedo proprio che si accarezza la spalla in maniera molto amorevole ed è come se accarezzandosi la spalla con così tanta dolcezza, è come se andasse proprio ad integrare questo aspetto del vissuto maschile in sé e fuori di sé, pronta proprio per rapportarsi al maschile mano a mano in maniera più aperta, meno diffidente, più equilibrata. Anche più gioiosa, più serena. La vedi bene? Sì, con tanta voglia di vivere. Ok, prima di chiudere, anche se non erano i punti, guarda se il compagno è la fiamma. Non credo, perlomeno non ora, perché lei aveva proprio delle sue questioni da risolvere. Al momento io lo vedo posizionato al quarto livello di anima affine, ecco. Lei è molto più, non so come spiegarti, variegata, ecco, di lui. Non so come dirti, ha tantissime possibilità, ecco, di fronte, no? Lui riesce a vedere meno queste possibilità dentro di sé. La visione di Barbara è molto profonda e lungimirante. La sua è un po' più standard, diciamo, no? Ok, effetti nel cinema.
Va bene, l'amica l'abbiamo già detto che è super tifosa ed è come se avesse anche lei avuto un ulteriore step di consapevolezza e di evoluzione insieme all'amica. Il bambino, vedo che da un certo punto in poi ha seguito, in piedi sulla sedia, ecco, per vederla meglio ancora, no? E vuole andarla in braccio. La mamma vedo come un senso di gratitudine e per averla perdonata del passato, perché si è sentita perdonata per non aver compreso delle cose, e di gratitudine per come Barbara la sta seguendo nella sua salute, con premura, insomma, no? Fratello? Fratello un po' più rilassato, vedo che non ha più le braccia così strette e conserte. Abbiamo sofferto molto entrambi, dice. Ma pure lui era stato attenzionato da. E, diciamo che non è stato un clima familiare sereno, in cui oltretutto loro due non sono stati complici, no? Nella difficoltà potevano legarsi, ma la loro scelta è stata quella di no, di non legarsi. Ecco. Insomma, anche se boh, come ha dato l'impressione all'inizio che, tra virgolette, lui potesse essere un po' più, non so come spiegarti, più comodo. Però è come se lui in questo momento, da un punto di vista eterico, lasciasse proprio un margine maggiore di apertura verso Barbara. Ecco, un rapporto un po' più disteso. Battuta finale, cioè una parola. Grinta viene fuori, punto esclamativo. Grinta, benissimo. Disconnettiti da tutto tu.